bentornati in questo nuovo video in direttissima da Roma e in diretta perché, come sapete, è il primo video che giro dopo le vacanze, quindi mi è mancato tantissimo, anche se ho girato dei vlog. Ecco, su questo punto volevo chiedervi un consiglio. Ho girato dei vlog, saranno un po' di video che racchiudono tutto il mio giro della Puglia. E l'unica cosa che, essendo il mio primo vlog, ho fatto una specie di casino, quindi nel senso o non mi vedo, o è troppo buio, o non si vede una cippa. E quindi volevo chiedervi a voi, se voi siete interessati che a vedere, magari cerco di accorcarlo al meglio possibile e lo carico, oppure insomma lascio perdere e magari faccio un video a parte dove vi spiego dove sono andata, che cosa ho visitato e magari vi metto qualche immagine qua e là. Quindi fatemi sapere se volete il vlog oppure il video in cui vi parlo delle mie vacanze. Scrivetemelo giù sotto nei commenti e io sarò lieta e felicissima di farlo appunto. E niente, cercando di salvare magari i pezzi migliori perché l'ho riguardato ma veramente è un obbrobrio assurdo, quindi chiedo a voi il vostro consiglio e fatemi sapere appunto che cosa vi piacerebbe vedere di più, ecco, se è un video magari chiacchiericcio in cui vi parlo di quello che ho visitato, ok? Oppure il vlog venuto male, quindi aspetto un vostro commento e spero che rispondiate, così magari non resto col dubbio. Allora, oggi per questo primissimo video, come vi ho detto, voglio parlarvi di una collaborazione fatta con un sito internet di tipografia, diciamo, no? Allora, il nome del sito, che ve lo lascio qui in sovraimpressione, è www.photoworld.it. Questo sito ha sede a... questo sito internet ha sede principale a Salerno. Che cosa si occupa questo sito? Questo sito si occupa appunto di stampare, e, a parte biglietti da visita, praticamente tutte le cose che farebbe una tipografia normale. In più ha la possibilità di stampare su coperte, cioè plaid, cappellini, grembiuli da cucina, cioè su tutto quello che vi capita per la mente, anche delle foto che magari voi volete trasformare in puzzle, cioè riescono a fare davvero cose incredibili a parer mio. E sono stata veramente tanto contenta di aver potuto collaborare con loro. E allora vi dico subito, ho preso l'agenda perché ho segnato le date. Allora, io sono stata in contatto con loro dal 9 agosto e fino al 20 agosto, quando poi è arrivata la maglietta. Allora, io sono stata in contatto con Aldo, che ringrazio, è stato veramente gentilissimo, e praticamente mi ha fatto scegliere il prodotto che io avrei voluto provare, comunque avrei voluto, e io ho scelto una semplice maglietta bianca, le t-shirt normali, insomma a mezza manica, e ora ve la faccio vedere, prima vi spiego un pochino com'è andata la situazione. Allora, praticamente dal 9 che io sono stata in contatto con Aldo, e appunto mi ha fatto scegliere, gli ho mandato un bozzetto, cioè di come magari volevo impostare la maglietta, e praticamente il 13 mi ha già inviato il bozzetto di come l'avevano stampata, quindi come chiamano loro il manichino digitale, in cui io avrei visto la maglietta stampata e il pacchetto con cui sarebbe arrivata. Il pacchetto è arrivato con il corriere è arrivato con il corriere Bartolini in tempi record, perché comunque è stata spedita il 13 agosto, calcolando che c'è stato sabato, domenica di mezzo, in più c'è stato anche Ferragosto, quindi i corrieri sono rimasti bloccati. Il 7 agosto è arrivata qui, insomma, quindi ci ha messo sì e no 3-4 giorni al massimo. Comunque, passiamo subito a farvi vedere la maglietta, e veramente io sono rimasta stupita quando l'ho vista, cioè me ne sono innamorata. Ovviamente ho scelto sia foto che scritto. La maglietta praticamente è una t-shirt normale,
della marca More Color Your Life Elegant Fit, ho preso una S pensando che fosse magari la taglia da uomo, invece no, sono distinte in taglia da donna e taglia da uomo. In effetti, cioè, la S a me sta bene, l'unica cosa che è un po' corta e ogni volta sto a tirarla giù, però va benissimo così, cioè è troppo bella, non sta né troppo larga né troppo stretta, quindi va super bene. E ovviamente la foto l'ho scelto quella che avevo le lenti, quindi dovevo incorniciarla in qualche modo. E sopra appunto ci ho fatto scrivere, vabbè, il nome del mio canale, anche se molti non lo sanno, se me la metto in giro per la zona non lo sanno, perché ovviamente non vado a mettere i cartelli in giro che faccio video su YouTube appunto. E dietro invece ho disegnato una stella con dentro una J grande, insomma, e se vedete ci sono anche delle stelline più piccoline, 3 in realtà. Sono 3 stelle più piccole al centro e ora vi spiego il motivo, cioè c'è un motivo perché ho fatto fare questa cosa. Praticamente è il tatuaggio, l'eventuale tatuaggio che avrei voluto farmi, solo che non trovo il coraggio di andarmelo a fare e quindi ho deciso di farlo stampare sulla maglietta. E appunto la J, perché comunque come sapete è la mia iniziale, quindi mi piaceva l'idea di disegnarmi la mia iniziale con 3 stelline accanto, perché comunque rappresentano la mia famiglia, cioè mio padre, mia madre e mio fratello, e quindi era significativo per questo bel significato. Comunque per me ha un significato enorme, immenso, quindi ho voluto stamparlo sulla maglietta appunto per tenerli sempre con me, a mo' di portafortuna. Sono rimasta veramente stupita quando l'ho aperta dal pacchetto, ovviamente è arrivata tutta sigillata nella bustina del corriere e praticamente nella busta con cui l'hanno spedita. In più c'erano anche le istruzioni di utilizzo. Allora, visto che comunque la stampa non è quella plastificata come fanno di solito nelle tipografie normali, perché io ho stampato anche la maglietta per White Wolf e quindi cioè io l'ho regalata appunto, come sapete ormai è mio fratello, no? E quindi io l'ho regalata per il suo compleanno, così per fargli una sorpresa, una specie di scherzo, no? E quindi cioè io gli ho portato il nome, la foto. L'unica cosa, invece di stamparla come immaginavo così proprio sul tessuto, l'hanno come plastificata sopra, cosa che la maglietta rimane troppo rigida e quindi addosso fa anche delle forme strane. E io infatti ci sono rimasta male quando poi l'ho vista, perché non me l'aspettavo così. Invece questa è proprio come la volevo, cioè praticamente la stampa non è plastificata, rimane morbida e cioè praticamente è stampata proprio sul tessuto, quindi non va a rovinare la stampa o fare forme strane. Quindi è veramente come me l'aspettavo, cioè veramente sono rimasta super contenta, perché ovviamente avendo visto la tipografia qui da me come l'aveva fatta, dico oh vabbè, anche questa sarà così, invece veramente no. Quindi su questo punto di vista è ottimo, insomma mi piace tantissimo. Come istruzioni di lavaggio appunto, come vi ho detto, erano nella confezione, c'è scritto comunque di lavarla e stirarla al contrario per non rovinare appunto la stampa. E la stampa, attenendosi a questi accorgimenti, a questi incorgimenti, insomma, può durare anche fino a 3 anni o comunque anche di più, insomma, non è detto che si rovini entro i 3 anni, non esplode. E quindi veramente io sono rimasta molto 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 contenta, cioè non me la metto addosso, è tanto, è una semplice maglietta, calza come tutte le altre, però veramente sono rimasta veramente contenta e di tutta la gentilezza comunque con cui mi hanno trattato, cioè veramente sono stati molto gentili, io li ringrazio tantissimo. Se devo dare un voto da 1 a 10 a questa maglietta, gli do 11, perché non perché cioè me l'hanno regalata, insomma io lo dico, ma proprio perché è come la volevo io, cioè veramente sono rimasta
soddisfatta, comunque è una piccola soddisfazione che anche che magari non gliene frega nessuno, per me è una cosa importante. E quindi niente, io ringrazio tantissimo l'azienda, come al solito vi lascio tutti i link ai siti internet dell'azienda giù nell'info box. Se volete altre informazioni su qualsiasi cosa, insomma, scrivetemelo giù nei commenti e io vi risponderò al più presto, come sapete. Niente, io appunto ringrazio Photo World, ringrazio voi dell'attenzione e ci vediamo al prossimo video.